Dopo la separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un bellissimo e famoso. Ecco cosa sappiamo. Al pari dell'inflazionatissimo divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, anche la separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha tenuto banco per mesi sulle copertine dei rotocalchi nazionali. Dopo aver inizialmente smentito le illazioni, poi verificatesi fondate, del portale Dagospia, il conduttore e l'imprenditrice hanno ufficializzato la fine della longeva liaison con un'intervista doppia concessa ai microfoni di Vanity Fair, pur precisando di continuare a serbare immenso rispetto e affetto reciproci. Non a caso, infatti, l'ex coppia continua a lavorare fianco a fianco. Sonia Bruganelli gestisce la società di scouting SDL dal 2005, e fornisce regolarmente concorrenti e comparsee ai programmi del Mattatore Romano. Inoltre, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno trascorso assieme le vacanze estive del 2023, e l'imprenditrice ha sempre sottolineato la sua volontà di tutelare il benessere dei figli Silvia, Davide e Adele. Ma nonostante l'attuale opinionista de L'Isola dei Famosi abbia in passato smentito flirt eccellenti uno su tutti, quello con Antonino Spinalbese è stata recentemente pizzicata in compagnia di un bello e famoso dello show business. Di chi si tratta? Sonia Bruganelli ha guadagnato ampia notorietà in rete non solo per il suo matrimonio con Paolo Bonolis, ma anche per la sua biennale esperienza in qualità di opinionista al Grande Fratello VIP, in cui ha dato prova del suo temperamento volitivo, animando inoltre le dirette con interventi decisamente tranchant. In seguito, Sonia Bruganelli ha accettato l'ingaggio a fianco di Vladimir Luxuria e Dario Maltese nel parterre de L'Isola dei Famosi, ove commenta tuttora le gesta dei naufraghi nel cast e contribuisce alle dinamiche del reality. E, come anticipato, se la sua vita professionale è ormai decollata anche a livello mediatico, le sue vicissitudini private sembrano seguire un corso molto più discreto e low profile. Almeno fino a qualche settimana fa, quando è stata beccata dai cronisti di Chi, in compagnia del ballerino Angelo Madonia. I due sono stati immortalati a cena assieme in un locale capitolino, e avrebbero persino condiviso un breve soggiorno in Spagna. Qual è la natura dei rapporti tra il ballerino e l'opinionista? Incalzata dagli host di Casa Chi, Sonia Bruganelli ha parlato apertamente della sua frequentazione con il ballerino. Che cosa volete sapere? Perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Ha provocato. Per poi affermare: nelle vesti di imprenditrice, mi sono mossa nel mondo spagnolo. Sonia Bruganelli ha infine spiegato: no, non apro una scuola di ballo. Se avete seguito L'Isola, io ho dato dei giudizi sul ballo, quindi evidentemente qualcosa ci sarà. Parlo di progetti futuri. A quanto pare, l'opinionista avrebbe seguito Angelo Madonia in Spagna per assistere alla sua esibizione nel corso di una puntata di Ballando con le stelle, in salsa iberica, ma tra i due non vi sarebbe altro che un proficuo rapporto professionale.